Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Style di settembre 2022. Andiamo subito a vedere cosa ci propone questo mese. Primo modello che andiamo a vedere è la giacca numero 117, le taglie vanno dalla 36 alla 44 ed ha 4 pallini su difficoltà, per cui è una giacca difficile insomma da realizzare ed è caratterizzata da questi revers arrotondati, le tasche a filetto e le maniche raglan, che sono una piccola sfida di cucito che fanno di questa giacca un capolavoro di vera couture, molto elegante e anche abbastanza portabile, quindi diciamo che è un capo che possiamo utilizzare, che possiamo sfruttare con tantissime mise. Mentre in questa pagina abbiamo la gonna, che è la numero 104A, e la blusa, che vediamo qui che è la 112, e l'abito la 110A. La gonna va dalla taglia 36 alla 44 ed è un pallino su 4 di difficoltà, quindi è un modello facile. È un modello un po' particolare perché, come lo vediamo nella foto, gonna che è sormontata portafoglio con orlo a punta sul davanti, quindi molto particolare come gonna, ma nello stesso tempo, nonostante sembri di difficile realizzazione, come possiamo vedere e come ci dice Burda, è facilissima da realizzare. La blusa, la numero 112, le taglie vanno dalla 34 alla 42 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. È stata realizzata in viscosa, sottolinea bene la figura perché ha delle arricciature sui fianchi e poi alti polsini, diciamo abbottonati. Mentre qui possiamo vedere questo bellissimo abito, che è il numero 110A, le taglie vanno dalla 36 alla 44 e 3 palline su 4, quindi è difficile. Diciamo che è un modello che riprende moltissimo gli anni 80 con i bordi di guarnizione che enfatizzano le spalle, le pieghe sul davanti inserite nel taglio del corpino e la lunghezza è sotto il ginocchio, veramente molto molto bello ed elegante. Mentre qui abbiamo la shirt numero 115 e i pantaloni 116. La shirt è molto particolare, la numero 115 taglia 36-44 a 2 pallini su 4 di difficoltà ed è particolare perché, come vediamo anche nel figurino, è caratterizzato da questa fascia drappeggiata, è fermata da un anello nella parte centrale. Diciamo che puoi indossarla sia con i jeans, con una gonna tubino, un pantalone classico e una maglia che veramente possiamo utilizzare per personalizzare tantissimi diversi outfit e mi piace veramente tanto. Mentre qui possiamo vedere i pantaloni numero 116, le taglie dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà. È un taglio, come vediamo, dritto, ha una cintura abbastanza alta tenuta da 2 bottoni e ha una cintura, quindi ecco, come abbiamo detto, la cintura è decentrata e ricorda un taglio maschile. Mentre in questa pagina abbiamo l'abito numero 103 e il gilet numero 105. L'abito numero 103 va dalla taglia 36 alla 44 e 2 pallini su 4 di difficoltà. A parte il colore che mi piace veramente tantissimo, è un modello che rimane affusolato, caratterizzato appunto da questa lunga cucitura nel centro davanti, dalle pence che lo vediamo qua nel figurino, ed è caratterizzata anche da queste pence che sul davanti che sono la rendono molto affusolata, quindi non essendo comunque un tessuto elasticizzato, fa sì che le nostre curve vengano enfatizzate. Il colletto è a listino alto e la lunghezza sotto il ginocchio danno quella raffinatezza, esatto, perché comunque tutte le gonne o i vestiti che stanno sotto il ginocchio tendono a slanciare la nostra figura e quindi a farci sembrare automaticamente più alte. Il gilet è il numero 105, le taglie 36-44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è un capo che ti darà veramente tante soddisfazioni. Non è particolarmente difficile, anche se ti consiglio di farlo solamente se hai un po' di esperienza di cucito, ed è pratico e caldo, facile da indossare e versatile. Si può indossare sia sui pull pesanti e persino sopra il blazer, e possiamo indossarla con o senza cintura. La tuta, la vediamo qua, la tuta è la numero 123
va dalla taglia 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Vediamo qui da vicino nel dettaglio e le tute si useranno tantissimo quest'anno, ma soprattutto in tutte le stagioni, ma soprattutto quest'anno, e per l'autunno possiamo sfoggiare, nonostante l'estate sia finita, la nostra tuta. Questo è un modello che rimane sportivo, ma nello stesso tempo, secondo me, anche abbastanza elegante. I pantaloni rimangono ampi e il corpino tagliato a camicia, quindi sembra una camicia e attaccata, diciamo, corporata con i pantaloni. Mentre qui abbiamo questa bellissima gonna che è la numero 120, va dalla taglia 17 alla 21, quindi sono taglie corte e ha due pallini su 3 su 4 di difficoltà. È una gonna che rimane svasata, lunga sotto il ginocchio e ha questa caratteristica di avere questa baschina drappeggiata sui fianchi. E quindi, essendo così particolare, questa gonna, come possiamo vedere anche dal figurino, è una gonna che possiamo utilizzare, che possiamo sfoggiare con tanti look diversi. In questo caso con una camicia, ma possiamo abbinarla anche ad una maglia e lo possiamo abbinare a vari tipi di scarpe, diciamo sneakers oppure scarpe più elegantine, e poi dipende ovviamente anche dal tessuto che noi utilizziamo e dalla fantasia. In questa pagina abbiamo il pullover che è il numero 102 e l'abito che è il numero 119, che amo alla follia. Il pullover è molto molto bello anche questo, in particolare perché prima di tutto diciamo che il numero 102, le taglie 36-44 a 2 pallini su 4 di difficoltà, per cui se non sei espertissima di cucito non importa, lo puoi cucire. È caratterizzato da un taglio squadrato, dalle maniche ampie e collo a sciarpa, e questa è la particolarità di questo pullover, perché il collo a sciarpa ci permette di utilizzare la nostra fantasia e indossarlo in vari modi diversi. Ed è stato realizzato con un tessuto a maglia. Questo abito è il numero 119A, va dalla taglia 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, e mi piace veramente molto. Gli abiti a tubino, renditi conto che sono gli abiti che non passeranno mai, mai di moda. Quindi farsi una serie di abiti utilizzando dei tessuti diversi, magari uno in tinta unita, uno così con delle stampe un po' particolari, non ti lasceranno mai delusa e potrai utilizzarli tutti gli anni, finché, diciamo, potrai indossarlo. Ovviamente se si rovina, ovviamente lo puoi rifare. Quindi è un must have il tubino, io lo dico sempre. Ed è caratterizzato da queste pants sagomate sul davanti, ovviamente anche sul dietro, quindi rimane molto avvitato e molto femminile. Ed è tagliato anche in vita. Gilet numero 106, la minigonna numero 122 e la minigonna numero 122B. Il gilet è il numero 106, va dalla taglia 36 alla 44 e 3 pallini su 4 di difficoltà. È stata realizzata in un tessuto bouclé, i giri manica molto ampi e dritti, ed è caratterizzata da una zip centrale e mini tasche applicate a cintura a nastro. Veramente molto carina, abbinata alla minigonna, che come vediamo qua nel figurino è una minigonna un po' particolare. È stata realizzata in questo caso nello stesso tessuto e va dalla taglia 34 alla 42 a 2 pallini su 4 di difficoltà. È stata realizzata con inserti triangolari sui fianchi, come vediamo qua, della linea dritta, e potete facilmente regolare la lunghezza come più vi piace, assolutamente. Quindi se ci piace più lunga, la possiamo aumentare la lunghezza del cartamodello a nostro piacimento. La stessa gonna la troviamo anche qui, infatti è la 122B, le taglie dalla 34 alla 42 e ha sempre gli stessi pallini, sempre due, e questa volta invece è stata realizzata in velluto mille righe ed è stata proposta con inserti sempre obliqui sui fianchi che modellano la linea. Questa è una gonna che è tubino, particolare, che vorrei realizzare in un tutorial. Magari lo faremo da settembre, quando rinizierò con i tutorial. È un cinturino piuttosto alto e la zip nel centro dietro. Qui abbiamo una gonna la 107, la camicetta
maglietta e la blusa. Questa gonna mi ricorda tantissimo Gossip Girl. Tutte voi sicuramente l'hanno visto Gossip Girl, almeno la maggior parte, ed è stile collegiale. È la numero 107, le taglie dalla 36 alla 44 e due palini su 4 di difficoltà, ed è caratterizzata da questa baschina tesa e pieghe piatte che si baciano nel centro davanti e cinturino con catenella dorata per uno stile glam. Ovviamente il cinturino possiamo anche non metterlo, ed è stato utilizzato come tessuto un poliestere. La camicetta che vediamo qua è il numero 121, le taglie 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà e ci ricorda tanto gli anni 80, perché ha le maniche con arricciatura sulle spalle e sui polsini. Infatti a me piace moltissimo questa arricciatura sui polsini, non so se si veda bene, comunque sono proprio molto molto particolari e mi piace veramente tanto questo tipo di camicetta. Come mi piace tantissimo questo modello, che tra l'altro abbiamo anche la scuola di cucito, e la blusa 114, le taglie vanno dalla 34 alla 44 a due pallini su 4 di difficoltà, quindi dai, più o meno tutte possiamo iniziare e possiamo cucirla, ed è una maglia che vorrei cucire insieme a te con un bel tutorial, perché mi piace veramente tantissimo. Il taglio è essenziale ed è caratterizzata appunto da questo collo alto, che se mi segui un po' già da un po' sai che io collo alto tutta la vita, mi piacciono tantissimo e credo che mi stia anche molto bene il collo alto, perché ho la fortuna di avere il collo lungo ad anello, quindi questo collo alto che prosegue poi sul dietro con questa parte più lunga, quindi possiamo fare un bel nodo, e questa è la caratteristica, la particolarità di questo modello. Fammi sapere nei commenti se vuoi che lo facciamo insieme, sempre da settembre. In questa pagina abbiamo il Montgomery e lo chemisier. Il Montgomery non è un capo che io ho mai indossato, non mi è mai piaciuto particolarmente, anche se vedendolo così mi piace molto, anche forse anche per il tessuto che è stato utilizzato. Comunque è il 108, le taglie dalla 34 alla 42 e purtroppo è a 4 pallini su 4 di difficoltà, quindi è difficile realizzazione, quindi devi essere un po' esperta di cucito. È super trendy per la prossima stagione, ha questi sproni applicati, ampie tasche a cappuccio e sceglie un caldo tessuto double fast. Mentre qui abbiamo lo chemisier numero 111, taglia 34-42, due pallini su 4 di difficoltà, è una lunghezza midi, ha delle arricciature sui fianchi che le modellano la silhouette, ed è veramente molto carino. Io questi invece li ho indossati veramente tanto da sempre, e quindi molto molto versatile, molto utile soprattutto nei periodi, diciamo, di transizione tra il caldo e il freddo, ecco. Quindi in questo autunno sarà veramente molto molto utile. Qui abbiamo la scuola di cucito della blusa che voglio fare, eccola qua, fammi sapere nei commenti. Questi sono tutti i figurini che troviamo in questo numero, e qui abbiamo questo abito che abbiamo visto già precedentemente, perché il 110B, le taglie dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, è stato realizzato con un tessuto diverso, per esempio il tessuto consigliato è il crespo, e come abbiamo detto prima le spalle sono enfatizzate da bordi di guarnizione pieghe che dal punto vita si aprono sia sul corpino e sia sulla gonna, ed è uno stile che ricorda gli anni 80. Chasuble numero 101, taglia 36-44 ed un pallino su 4 di difficoltà, quindi è un modello super easy, super facile, e tra l'altro abbiamo anche la scuola di cucito per avere ancora più facilità nella sua esecuzione. È stato realizzato in maglia, è caratterizzata da questo collo alto, dalle spalle scese, alti spacchi laterali, ed è super trendy abbinata ai pantaloni dalla linea ampia. Io sinceramente questi capi li indosso leggermente più corti con i leggings, però è molto carino da indossare fatto più corto, indossato, vabbè, ognuno poi se lo fa come vuole ovviamente. Mi piace tantissimo anche questa blusa, una blusa che è la numero 113, taglia 34-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è una blusa elegante e le maniche sono state lavorate in doppio per formare questi volant molto particolari. Non ho mai visto una maglia così
così particolare. Te la faccio vedere da vicino, come puoi ammirare appunto le maniche molto molto belle. Qui abbiamo la giacca, una giacca che è la numero 118, va dalla 36 alla 44, due pallini su 4 di difficoltà, ed è stata realizzata con un tessuto peluche. I tessuti peluche sono all'ultima moda questo inverno, quindi super super trendy. Il taglio è semplice e punta appunto sul colletto, questo ampio colletto arrotondato, veramente molto molto bella. La gonna l'abbiamo già vista precedentemente, infatti questa è la 104B, la taglio da una 36 alla 44, una pallino di difficoltà, come avevo visto è molto particolare però anche facile da fare. Le stoffe consigliate sono le stoffe in twill. Qui abbiamo i pantaloni che sono il numero 109, taglia dalla 72 all'88 e a 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è veramente un capo estremamente elegante. Un paio di pantaloni che veramente sono super chic perché sono di taglio maschile ma sono elegantissimi secondo il mio parere, mi piacciono veramente molto. Mentre qui abbiamo l'abito che abbiamo visto prima, quello che mi piace, che è il numero 119B, le taglie vanno dalla 36 alla 44 e 3 pallini su 4 di difficoltà. Come vediamo è stato utilizzato un tessuto diverso in questo caso, per cui già l'abito sembra diverso, anche perché il tessuto che è stato utilizzato è un tessuto boucle. Ricordiamoci che il tessuto boucle, essendo un tessuto che ha un certo spessore, io lo sconsiglio a chi ha un fisico diciamo voluminoso, se no ti posso dare un consiglio di utilizzare i tessuti più leggeri. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito del Cesuble, che io non so se sto pronunciando bene e chiedo perdono, e anche questo mi piacerebbe rifare più corto, veramente molto molto carino, e qua è tutta la spiegazione. Qui invece abbiamo i pantaloni numero 128, vanno dalla taglia 44 alle 52, quindi sono taglie più, taglie curvi, sono stati realizzati in pelle. La pelle non passerà mai di moda, lo stesso è uno di quei tessuti che se noi ci facciamo un paio di pantaloni in pelle credo che saranno sempre di moda. Poi questa è molto bellina come pelle, mi piace molto perché ha questo dorato un po' cangiato ed è veramente molto molto bella. Qui abbiamo una maglia molto particolare, una blusa che è la numero 130, va dalla taglia 44 alla 52 ed è a 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è molto particolare perché è caratterizzata da questa lunga sciarpa che completa la scollatura. E che cosa possiamo fare? Possiamo attorcigliarla attorno al nostro collo, metterla al dietro, oppure come in questo caso che mi piace moltissimo, possiamo fare un bel fiocco, veramente molto 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 bella. Taglia 44, 52, 3 pallini su 4, è stata realizzata in un raso lucente e ha un inserto a godet sul davanti che la rende bella morbida. Gonna che mi piace moltissimo. La gonna è la numero 124, taglia 44-52, 3 pallini su 4 di difficoltà. È la classica gonna matita, gonna tubo, tubino, chiamiamolo come vogliamo, che si trasforma in un capo diverso grazie appunto a questa fascia di tessuto di paillette, in questo caso, che è stata applicata all'orlo. E questa è un'idea che voglio fare, che mi piace moltissimo questa idea. Fare una gonna con appunto la fascia in tessuto diverso nell'orlo, ed è veramente molto molto bella. Questa sarebbe da fare per le taglie più, quindi va dalla taglia 44 alla taglia 52. Anche qui abbiamo delle taglie più e abbiamo qua un robe manteau e qua è una maxi giacca. Robe manteau, il numero 129B, taglia dalla 44 alla 52 a 3 pallini su 4 di difficoltà, e crea un look elegante e gioca su questo contrasto lucido opaco del raso, perché è stata realizzata in raso e a seconda di come noi utilizziamo il raso chiaramente cambierà la sua lucentezza se lo utilizziamo al dritto oppure al rovescio. Ha delle pence sagomate sia nei fianchi davanti che nella schiena dietro. Il collo è sciallato, che si racchiude nell'allacciatura con un solo bottone, mentre qui
possiamo ammirare questa bellissima maxi giacca che è la numero 125, le taglio da 44 a 52, due palini su 4 di difficoltà, e questa è più sportiva, è un look sportivo, lo stesso anche questo secondo me ti risolve tantissimi problemi in quelle giornate dove c'è il sole, però poi magari ti devi coprire un po' di più perché magari si mette un po' di freschetto, e quindi utilizziamo per i cambi di stagione, per ecco, quindi, ed è molto carina secondo me perché è dotata anche di questo cappuccio, io adoro i cappucci. Qui abbiamo sempre robe manteau realizzato in un tessuto diverso, è infatti sempre la 129A, va dalla taglia 44 alla 52, ha 3 pallini su 4 ed è stata realizzata in jacquard argento scintillante, appunto per illuminare proprio il tessuto nero, quindi veramente molto elegante, mi piace molto. Mentre qui abbiamo un abito 127 taglia 44 52, ed è un appallino di difficoltà, quindi è un modello super super facile, super super easy, e però secondo il mio parere anche di grande effetto. E qui abbiamo una giacca molto molto carina, chiaramente dovrebbe essere difficile, qua ci dice due pallini su 4 di difficoltà, va dalla taglia 44 alla 52 ed è una giacca sportiva, il tessuto è imbottito per il taglio a blouson, propone appunto i piccoli dettagli di tendenza come i bottoni automatici dorati e la zip lucente. Moda bambini, abbiamo questa bellissima giacca, giacchina numero 135, le taglie vanno dalla 56 all'80 e ha 3 pallini di difficoltà. Poi abbiamo qua, allora, i pantaloni 134 che vediamo qui, va dalla taglia 56 alla taglia 80 e due pallini su 4 di difficoltà, e qua abbiamo altri pantaloni che invece in questo caso sono il numero 133 e vanno dalla taglia 56 a 80 e due pallini di difficoltà. La tutina molto molto carina, la numero 132, le taglie dalla 56 all'80, due pallini su 4 di difficoltà, e la vediamo qua in alla bambina. Qui invece abbiamo una linea, diciamo, per il bagno, per la doccia, per i capelli. Questo è un tutorial che avrei voluto fare veramente da tantissimi anni, è forse un tutorial di tipo cucito creativo, ho intenzione di lasciare magari ogni tanto, magari una volta al mese, una volta, insomma, vediamo un po', di fare dei tutorial anche creativi, anche se questo diciamo che non è sartoriale, ma comunque diciamo che riguarda sempre il fisico, il corpo, non lo so se come possiamo identificarlo. Comunque questo turbante numero 136, la difficoltà è due pallini su 4 di difficoltà. Fammi sapere nei commenti se ti interessa, che lo facciamo insieme. Mentre qui cosa abbiamo? Abbiamo un lettino portatile per neonato, che è il numero 137, la difficoltà 3 pallini su 4, e io direi che questo lettino lo possiamo fare, e qua c'è tutto il step by step come farlo, lo possiamo fare anche per i nostri amici animali, cioè non solo per i bambini, secondo me è adatto anche ai cagnolini, ai gattini e via dicendo, quindi li possiamo fare anche per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo sfogliato anche questo mese un numero fantastico di Burda Style di settembre 2022, fammi sapere che cosa ti è piaciuto, che cosa vorresti realizzare, che cosa vorresti che io realizzassi, ovviamente sempre realizzazioni molto semplici perché comunque è difficile riprendere, diciamo, fare delle riprese di sartoriali, diciamo, un po' complesse, ci vorrebbe veramente tanto tempo, e io le faccio gratuitamente su YouTube, quindi diciamo che mi costerebbero veramente tanta fatica e tanto impegno, e magari non pubblicherei tanti video alla fine, e poi magari ad alcune può interessare, ad altre no, quindi ognuno ha le sue esigenze e i gusti. Io ti mando un grande bacio e ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella, a lasciarmi un bel commentino qui sotto che mi fa sempre piacere, e condividi il canale con i tuoi social in modo tale da far sì che il mio canale venga conosciuto sempre di più da più persone che magari sono interessate, io mi auguro. Io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico. Buon cucito, terapia. Ciao!